Voi provate a organizzare una riunione di partito in cui ordine del giorno è candidature al Parlamento nazionale e provate a organizzare una riunione dello stesso partito in cui l'ordine del giorno è interventi per la disabilità e per le persone con disabilità. Guardate le platee, guardate il numero di persone che si sentono coinvolte dai due temi e vi renderete conto che la comunità politica molto spesso è più interessata all'Assemblea 1 più che all'Assemblea 2. Ma perché io credo che al di là delle leggi che devono essere approvate e che servono a questo paese sui temi della disabilità, al di là delle risorse che si investono, serve costruire una sensibilità diffusa. L'episodio che è successo proprio in Campania qualche giorno fa sul bambino autistico escluso dalla recita natalizia è un episodio che purtroppo si ripete. Sono diventato riferimento delle tante persone che soffrono e che magari non hanno né la possibilità di avere il megafono che io ho e a volte riferimento di quelle persone che non hanno il coraggio di parlarne. Perché si vergognano, che era la mia condizione iniziale. Riuscire a trasformare Sara in un elemento di forza, credo che sia. Per me è stata una marcia in più. Nel libro cerco di trasmettere l'idea che non sono stato io utile a Sara, ma Sara utile a me. Molto spesso noi ascoltiamo nella comunicazione con l'altro una percentuale veramente irrisoria di tutto quello che viene detto, perché è tutto superficiale. Quando invece tu riesci con le persone autistiche ad andare oltre alla richiesta del proprio nome, quindi come ti chiami e quanti anni hai, in pochi riescono ad arrivare alla seconda domanda, alla terza, alla quarta, ma la risposta c'è se tu hai la determinazione. L'essere riuscito a costruire con Sara una comunicazione profonda, quella comunicazione lì che sono riuscito a costruire faticosa con mia figlia, mi ha portato a costruire una comunicazione ancora più profonda con tutto il resto del mondo. E soprattutto dai politici ci si aspetta sempre la perfezione, il supereroe, quello che non può avere nessun tipo di problema e deve risolvere i problemi dei cittadini. Quindi aver fatto emergere un aspetto di debolezza umana mio, sostanzialmente, che era legato ad una debolezza di mia figlia, in una parte del mondo politico, anche del mondo, diciamo, della comunità collettiva, non è stata vissuta come un elemento bello. Credo che questo in una società normale dovrebbe essere un elemento da valorizzare. Invece, in quella circostanza, vedere che il mondo pretendeva da me che io non mi dovessi fermare, quello mi ha un po' impressionato. Voi provate a organizzare una riunione di partito in cui ordine del giorno è candidature al Parlamento nazionale e provate a organizzare una riunione dello stesso partito in cui l'ordine del giorno è interventi per la disabilità e per le persone con disabilità. Guardate le platee, guardate il numero di persone che si sentono coinvolte dai due temi e vi renderete conto che la comunità politica molto spesso è più interessata all'Assemblea 1 più che all'Assemblea 2. Invece io oggi sto girando il paese per presentare questo libro e tratto un argomento che riguarda milioni di persone. Mi rendo conto che c'è un interesse da parte della società, da parte dei cittadini, e che è un interesse di una platea completamente diversa dalla platea che partecipa all'assemblea di partito. Quando queste due platee non coincidono, vuol dire che la politica è su una lunghezza d'onda diversa rispetto a quella società. Questo è un limite profondo, perché se poi lo riportiamo a tante altre questioni che riguardano questa società, ci rendiamo conto che l'emblema è l'esempio di come la politica viaggia su binari diversi rispetto a quelli che riguardano i cittadini.
quando il medico diagnosticò per mia figlia, il neuropsichiatra diagnosticò per mia figlia l'autismo, io andai a cercare su Google, quindi anch'io il mio primo approccio era da ignorante. Quindi se dovessi riferirmi a quello che era la conoscenza del passato su questa disabilità, devo dire che siamo fatti tanti passi avanti. Che non ci sia questa legge che garantisce l'assistenza alle persone con disabilità da parte dei genitori o dei familiari senza che debbano decidere di interrompere il lavoro e quindi restare senza reddito. Che non si sia rafforzata ancora economicamente la legge sul dopo di noi. Crea dei disagi enormi. Ho raccontato di Pietro, un altro genitore che sono andato a trovare in carcere a Torino e che aveva ucciso Andrea, suo figlio, con la convinzione e la determinazione che l'avesse liberato da una sofferenza. Era dimagrito, stava entrando in depressione, aveva perso la mamma. Pietro non poteva assisterlo perché faceva il lavoratore edile, quindi o lavorava o stava con suo figlio. Pensate quando invece accade che ci sono genitori che auspicano che i figli con disabilità muoiano prima, perché non sanno che futuro li aspetta se non ci saranno più. Questo paese diventerà un paese civile quando queste due leggi, una funzionerà appieno, quella sul dopo di noi che abbiamo approvato e ad oggi non funziona per nulla. Quella sul caregiver invece è una legge che dobbiamo approvare di sana pianta. Io spero che questa sia la legislatura per questo tipo di legge, che non costa neanche tanto, ma è una legge di civiltà.